Mister Marco Pomante, una vittoria convincente, soprattutto con la gestione del secondo tempo, mi viene da dire. Sì, è una grossa vittoria, ci tengo a dire anche di sofferenza, secondo me è meglio così perché capiamo che questo campionato per vincere partite devi soffrire e devi soffrire come abbiamo sofferto noi. È stata una partita dove penso che prima di fare gol abbiamo condotto la gara, abbiamo fatto benissimo. Poi a differenza delle altre partite, quando abbiamo fatto gol abbiamo avuto una reazione negativa, ci siamo abbassati, forse era troppa voglia di difendere il risultato, invece noi quello non abbiamo come indole, non lo dobbiamo fare, non lo sappiamo fare. Questa è una squadra che deve sempre cercare di giocare a calcio, cercare sempre di aggredire in avanti. Poi è normale quello che è successo negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora del secondo tempo. Ci sta, perché ci sta anche gestire il momento della partita. Loro, di fronte, al di là della classifica, avevamo una squadra forte con giocatori forti, l'avete visto pure voi. Noi oggi abbiamo finito anche la partita con 5 under in campo, quindi vi fa capire il livello delle due squadre, però mi è piaciuto veramente l'atteggiamento della squadra, sono contentissimo di quello del casino che stanno facendo gli spogliatoi, perché in queste 3 giornate hanno sofferto tanto e oggi è giusto che si godano questa vittoria. Ecco, nel primo tempo è stato divorato troppo, cioè da migliorare un po', da cattiveria sotto porta. Sì, quello è vero, però anche le condizioni del campo non ti hanno aiutato, anche in tante ripartenze, soprattutto nel secondo tempo dove abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, la palla si è rimbalzata male, però mi è piaciuta la personalità della squadra in questo momento, su un campo del genere, cercare sempre di provare a giocare da dietro, a imporre il proprio gioco. Ripeto, al cospetto di al di là della classifica, una squadra forte, l'avete visto anche oggi in campo. Poi normale, nel secondo tempo c'è stata una gestione intelligente, una gestione cattiva e sono contento. È arrivata la prima vittoria, ora dove deve migliorare la squadra per stare con le prime? No, ma noi non è l'obiettivo nostro, è quello di stare con le prime, però dobbiamo migliorare, vero? Dobbiamo migliorare tanto, si è visto anche oggi, perché abbiamo fatto delle ottime cose, ma le cose non buone, quindi non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo pensare a quello che eravamo 2 giorni fa, 1 giorno fa, non quello che siamo oggi. Oggi è stata una vittoria voluta da tutta la squadra, sofferta, però non ci dobbiamo accontentare, non dobbiamo mollare, dobbiamo ripartire subito. I ragazzi da martedì e da questa sera subito a preparare la partita con l'Isernia, perché oggi l'Isernia andrà a vincere a Fermo, quindi vi fa capire il livello di questo campionato, vi fa capire che ogni partita la devi giocare, perché oggi sono stati risultati un po', diciamo, che nessuno si aspettava prima della partita.